Dobbiamo aspettare un attimo perché siamo in streaming e devono fare 5, 4, 3, boom, un attimino solo. Comunque intanto bentornati. Buonasera, grazie. Benvenuti e bentornati. Il profumo di Patrick Sushkin, noi l'abbiamo chiamato L'odore, ma in realtà poi è questo famosissimo romanzo che negli anni Ottanta ha avuto un grande successo, da cui poi ne hanno anche tratto un film che una quindicina d'anni fa ha avuto anche un certo riscontro di pubblico, la critica si è un po' divisa. Insomma, noi abbiamo pensato di portarlo in scena questa sera con i giovani artisti del primo anno di questo nuovo corso, e quindi anche alla luce del fatto che in realtà il prossimo anno poi metteremo in scena tre spettacoli, faremo proprio tre allestimenti con tre regie diverse, questo spettacolo ha una funzione soprattutto di studio per loro. Quello voleva essere portare in scena un romanzo senza farne una riduzione proprio drammaturgica, ma soltanto limando qua e là, insomma, quindi narrando il romanzo è un'impresa abbastanza difficile normalmente. Quando poi i narratori sono addirittura 27 come i nostri, diventa impossibile. E quindi, però qui dentro di impossibile non c'è mai nulla, no? Stiamo nel posto dove la fantasia può fare un po' come vuole, insomma, si è liberi. Ho scelto io personalmente questa strada per un motivo molto semplice, non sto qui a dilungarmi in lezioni, eccetera, perché credo che soprattutto per chi inizia, insomma, i primi approcci a questo mestiere, una delle attitudini che maggiormente va rinforzata è quella dell'ascolto, ascoltare in scena. Si è spesso invasi dall'ansia di prestazione, come devo dire la battuta, eccetera, eccetera, che sono tutte cose che poi capisci che sono le meno importanti. Quello che conta è ascoltare. E allora fare uno spettacolo così, dove in 27 si racconta la stessa storia, produce assolutamente un accrescimento di ciò che sta succedendo intorno a te, del gruppo. Devi entrare nel sound un po' di tutti gli altri 26 colleghi che sono con te. In più la musica, in questo caso sentirete, concorre a dare una certa partitura, insomma, tutto questo che sembrerebbe privare un po' di una certa libertà finisce invece, a mio avviso, paradossalmente per darne di più. Perché? Perché ti libera da pensieri sbagliati, no? E quindi in questo senso, certamente è uno studio, ma vuole anche essere uno spettacolo, un loro primo spettacolo. Abbiamo anche dato una piccola una confezione molto rapida, pochi giorni, quelli avevamo. Poi confezione, insomma, una parola brutta, nel senso che implica insomma incartare qualcosa e darla alla fine di qui, di finito non c'è nulla, c'è però sicuramente qualcosa che è arrivato dove è arrivato, e come tale ve lo proponiamo. Buon divertimento.
noi moderni. Le strade puzzavano di letame, i cortili interni di urina e di sterco di rato. Le camere da letto puzzavano di lenzuola bisunte e dell'odore dolciastro dei vasi da notte. Dalle concerie veniva puzzo di solventi, dei macelli di sangue rappreso. La gente puzzava di sudore e di vestiti non lavati, dalle bocche veniva un puzzo di denti guasti. Dagli stomaci un puzzo di cipolla e dai corpi un puzzo di sangue acido e malattie tumorali. Puzzavano i fiumi, le piazze, le chiese, c'era puzzo sotto i ponti e nei palazzi. Puzzava tutta la nobiltà, il re puzzava come un animale e la regina come una vecchia capra. Naturalmente il puzzo più grande era a Parigi e soprattutto al cimitero di Saint-Lazare. Per 800 anni dozzine di cadaveri erano stati gettati lì, finché al suo posto era sorto un mercato alimentare. E qui, nel luogo più puzzolente di tutto il regno, nacque un uomo tra le figure più geniali e scellerate di quell'epoca. Jean Baptiste Grenouille. Era uno dei giorni più caldi dell'anno. La madre di Grenouille, quando le prese le donne, stava sfamando dei pesci bianchi che aveva appena sventrato. Non percepiva né l'odore dei pesci né quello dei cadaveri. Voleva solo che il dolore finisse. Voleva liquidare il più presto possibile quel parto disgustoso. Era il suo quinto. I quattro precedenti li aveva sbrigati fuori nel bugigattolo di pescivendolo e tutti e quattro i bambini erano nati morti o mezzi morti. Carne sanguinolenta che usciva da lei. Non era molto diversa dall'interiore del pesce subacqueo. E la sera tutto insieme veniva spazzato via e trascinato col carro al cimitero o giù al fiume. E così anche stavolta si accucciò sotto il banco. Con il coltello da pescivendolo troncò il cordone ombelicale alla cosa appena nata. Ma subito dopo, a causa della calura e del puzzo, perse i sensi. Si rovesciò su un fianco e scivolò sotto il banco, in mezzo alla strada. E là giacque, col coltello in mano. Si
tratta di soldi. No! Ma certo, si tratta sempre di soldi. Ma guarda che non sei la sola balia nel circondario, ce ne sono centinaia di primordi. E allora datelo una di queste! Certo! Però non so se crescerebbe così bene con un latte diverso dal tuo. È abituato all'odore del tuo petto, al battito del tuo cuore. Su, dai, prendi il bambino e portalo a casa. Parlerò della faccenda col priore, gli dirò di darti 4 franchi la settimana per l'avvenire. No! Va bene, allora 5! No! Allora quanto vuoi? 5 franchi sono un mucchio di soldi per allattare un neonato! Non voglio affatto soldi! Voglio solo tagliarmi di torno e basta! E perché vuoi? Non piange, dorme tranquillo ed è battezzato. È posseduto dal demonio! Impossibile. È assolutamente impossibile che un lattante sia posseduto dal demonio. Possiede un'anima incompleta, non è interessante per il demonio. Parla già, forse, alle convulsioni, sposta oggetti nella stanza, ha un cattivo odore. Non ha nessun odore. Ecco, questo è un segno inequivocabile. Se fosse posseduto dal demonio, dovrebbe puzzare. Io non sento niente di particolare, mi pare solo che dalle fasce provenga un certo odore. Non ho intenzione di parlare dell'odore delle fasce. I suoi escrementi hanno un buon odore, ma è lui, il bastardo, che non ha odore. Perché è sano, ecco perché non ha odore. Soltanto i bambini malati hanno odore. I bambini che hanno il vaiolo sanno di sterco di cavallo, quelli che hanno la scarlattina di Melebecchia e i bambini di Sece di Cipolla. Lui non ha malanni perché dovrebbe puzzare. Puzzano i tuoi figli? No, i miei figli hanno l'odore che tutti i bambini devono avere. Dunque tu affermi di sapere che odore dovrebbe avere un bambino? Sì. E affermi di sapere che se non avesse l'odore che tu pensi dovrebbe avere, significherebbe che è un figlio del diavolo? La faccenda abbiamo a che fare col diavolo, padre Terrier, deve deciderlo lei, non è affare di mia competenza. Ecco, lasciamola perdere questa storia del diavolo, che è meglio. E che odore ha un bambino, quando ha l'odore che tu ritieni debba avere, eh? Un odore buono. Che cosa significa buono? Tante cose hanno un buon odore. Non è facile dirlo. Prendiamo i piedi, ad esempio. Lì devono avere un odore come di pietra, calda, liscia. No, di burro. Sì, sanno di burro fresco. E i loro corpi hanno l'odore di una galletta quando è inzuppata nel latte. E la testa, in alto, dietro, dove i capelli fanno la rosa. Lì hanno l'odore migliore. Un odore così buono, di caramello, così dolce, così squisito, che lei non se lo può immaginare, padre. E questo è l'odore che devono avere i bambini. Questo è nessun altro. E se non hanno questo odore, se sulla testa non hanno nessun odore come questo bastardo, allora può risolverla come vuole lei, padre, ma io non me lo posso riportare a casa. Addio. Tu non avresti l'odore che i bambini devono avere? Ciu, 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 ciu. Dovresti avere l'odore del caramello. Che assurdità. Padre Terrier era un uomo colto. Quello che combatteva erano le fantasticherie superstiziose della gente semplice, stregoneria, cartomanzia, malocchio, uso d'amuleti, magia di una piena e quant'altro riuscivano a escogitare. Certo, proprio negare l'esistenza di Satana, dubitare del suo potere. Quando il bambino si svegliò, il piccolo naso si mosse, si tese verso l'alto e fiutò. Gli spirò l'aria e la soffiò fuori a piccoli colpi. Poi il naso si arricciò e il bambino aprì gli occhi. Terrier aveva l'impressione che non lo vedessero affatto. Erano scialbi gli occhi, sbirciavano nel vago. Il naso invece sembrava puntare proprio verso di lui. Quel bambino senza odore lo stava annusando spudoratamente, lo fiutava. Ed un tratto Terrier si sentì puzzare di sudore e di aceto, di grandi e di vestiti non lavati. Si sentì nudo e brutto. E in quel momento il bambino strinse gli occhi, spalancò la sua gola rossa e diede uno strillo così acuto e ripugnante che a Terrier si gelò il sangue nelle vene. No, 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 no. Il bambino diventò tutto blu in faccia. Sembrava che stesse per scoppiare dalle urla. Via, pensò Terrier, bisogna mandarvi all'istante questo... Stava per dire demonio, ma fece uno sforzo e si frenò. Questo bambino
pagasse per loro, ella lasciò il neonato versando l'anticipo di un anno. Tornato al convento, padre Terrier gettò a terra i propri vestiti come se fossero sudici, si lavò dalla testa ai piedi, si infilò a letto nella propria stanza dove si fece ripetutamente il segno della croce, pregò a lungo e infine, sollevato, s'addormentò. Somministrava 3 pasti al giorno e non un singolo boccone di più. Cambiava le fasce piccole 3 volte al giorno e solo fino a quando compivano 2 anni. Poi chi continuava a farsela addosso riceveva un ceffone senza alcun preavviso e un pasto in meno. Per il piccolo Grenouille, l'istituto di Madame Gaillard fu una vera benedizione. Lì, accanto a quella donna dal cuore sterile, crebbe bene. Nel corso della sua infanzia sopravvisse a morbillo, dissenteria, varicella, colera, ad una caduta in un pozzo di 6 metri, ad un ustione al petto con acqua bollente. Ne riportò comunque cicatrici, screpolature, croste e un piede leggermente deforme che lo faceva zoppicare. Tuttavia, visse, era tenace, come una zecca, che se ne sta quieta su un albero e sopravvive con una minuscola goccia di sangue succhiata ogni prima. Per il suo corpo aveva bisogno di un minimo di cibo e di abiti. Per la sua anima non aveva bisogno di nulla. Viveva come incapsulato in sé. Al mondo non dava nulla se non i suoi escrementi. Non un sorriso, non un grido, non un guizzo degli occhi, neppure un proprio odore. Gli altri bambini avvertirono subito che lui c'era qualcosa che non andava e fin dal primo giorno evitarono la cesta in cui giaceva. Una volta si riunirono e cercarono di soffocarlo. Ammucchiarono vestiti coperte e paglia sulla sua faccia e caricarono il tutto con mattoni. La mattina seguente, quando Madame Gaillard lo liberò, egli era pesto, malconcio, blu, ma non morto. Ci provarono ancora un paio di volte, ma inutilmente. Quando fu più grande, si limitarono a sfuggirlo, a stargli lontano, a evitare qualsiasi contatto con lui. Avevano paura. Eppure, da un punto di vista obiettivo, in lui non c'era proprio nulla che suscitasse paura. Quando crebbe, non era particolarmente alto, non era forte, non era... No, brutto sì. Tuttavia, non così eccessivamente brutto da suscitarne spavento. Non era aggressivo, né falso, subdolo, non provocava. Preferiva starsene per conto suo. E anche la sua intelligenza era tutt'altro che temibile. Nel sole di marzo, mentre era seduto su una catasta di ceppi di faggio che scricchiolavano con il caldo, avvenne che egli pronunciò per la prima volta la parola legno. Aveva già visto il legno centinaia di volte, aveva sentito la parola centinaia di volte, la capiva anche, ma il legno come oggetto non gli era mai sembrato così interessante da darsi la pena di pronunciarne il nome. Ciò avvenne soltanto quel giorno di marzo, mentre era seduto sulla catasta. Annusò il profumo del legno. Beve questo profumo, vi annegò dentro, se ne impregnò fino al più interno dei pori. Divenne legno lui stesso, giacque su quella catasta come un pupazzo di legno, come un Pinocchio, come morto. Finché, dopo lungo tempo, pronunciò a fatica la parola legno, come se si fosse riempito di legno fino alle orecchie, come se il legno gli fosse arrivato già fino al collo, come se avesse il ventre, la gola, il naso, traboccanti di legno. Così vomitò fuori la parola, così imparò a parlare. A 6 anni. Aveva già una percezione totale del suo ambiente dal punto di vista olfattivo. Non c'era oggetto, non c'era luogo, né persona, né cosa, né pezzo di terra che non conoscesse o riconoscesse all'olfatto. Aveva collezionato 10.000, 100.000 odori specifici. Li teneva a sua disposizione. Sapeva persino combinarli fra loro soltanto con la fantasia. Il suo talento poteva essere paragonato a quello di un bambino prodigio in fatto di musica, che componesse da sé armonie e melodie del tutto nuove. Madame Gaillard si accorse che Grenouille possedeva determinate capacità che erano molto insolite, per non dire soprannaturali. Sapeva quanti e quali allievi si trovassero nel dormitorio senza esservi entrato. Ad esempio, la paura infantile del buio e della notte sembrava essergli totalmente estranea. Sapeva che nel cavolfiore c'era un bruco prima ancora che l'aprisse. Si poteva tranquillamente mandarlo a fare una commissione in cantina in piena notte, dove gli altri bambini si azzardavano a scendere a malapena con una lampada,
fuori, fino al capannone a prender legna quando era buio mesto. Mai Grenuglia aveva con sé un lume, e tuttavia si orientava e portava subito ciò che gli era richiesto, senza inciampare o rovesciare qualcosa. Il fatto che ovviamente lui non vedesse tutte queste cose, non le vedesse con gli occhi, ma le fiutasse con il suo naso, Madame Gaillard non avrebbe potuto immaginarlo. No, neppure in sogno! Ma ancora più straordinario era il fatto che lui riusciva a vedere attraverso la materia, la carta, il legno, perfino attraverso le pareti di muro pieno e le porte chiuse. Era convinta che il ragazzo fosse dotato della seconda vista. E poiché sapeva che i veggenti portano sventura e morte, Grenouille divenne per lei una presenza inquietante. Decise di liberarsene, prese per mano il ragazzo e si recò con lui in città. Conosceva un conciatore di nome Grimal, uno che notoriamente era alla ricerca di manodopera giovane, braccianti a basso costo. E nella sua attività c'erano lavori molto pericolosi, come spolpare peli di animali in decomposizione. Sì, ma mescolare liquidi di concia con i coloranti. Sì, preparare cortecce da concia corrosive. Sì, ma talmente pericolosi per i quali non è che uno poteva usare i suoi aiutanti qualificati, ma usava invece vagabondi, marmaglia disoccupata, oppure purtroppo bambini abbandonati, dei quali nessuno chiedeva più notizia. E allora Madame Gaillard si fece attestare per iscritto la consegna del ragazzo da parte di Monsieur Grimal e se ne tornò verso casa di corsa. Al primo sguardo rivolto a Monsieur Grimal, anzi, alla prima ispirazione di Grimal, Grenouille seppe che alla minima insubordinazione quell'uomo avrebbe potuto picchiarlo a morte. E così si piegò, senza fare neppure un tentativo di ribellione. No, eseguiva gli ordini alla lettera, si adattava a qualsiasi tipo di cibo, la sera si lasciava chiudere docilmente in una rimessa e lì dormiva sulla nuda terra battuta. Beh, dopo un anno di questa esistenza più bestiale che umana, si prese il carbonchio, una temuta malattia da conciatore che in genere ha un decorso mortale. E infatti Grimal aveva quasi rinunciato a lui, si guardava intorno cercando un sostituto. Ma contro ogni aspettativa, Grenouille superò la malattia. Sì, gli rimasero soltanto delle cicatrici dietro le orecchie, sul collo e sulle guance che lo sfigurarono e lo resero ancora più brutto. Ma soprattutto sviluppò una resistenza al carbonchio, di modo che da allora anche con le mani screpolate e sanguinanti poté spolpare le pelli più dure senza il rischio di infettarsi di nuovo. E siccome adesso non era più tanto facile sostituirlo, il valore del suo lavoro aumentò e con esso il valore della sua vita. Non fu più costretto a dormire sulla nuda terra, ma ebbe il permesso di costruirsi una lettiera di legno e ricevette della paglia da metterci sopra e pure una coperta personale. A 12 anni Grimal gli concesse mezza giornata di libertà la domenica e a 13, persino nei giorni feriali, la sera dopo il lavoro, ebbe il permesso di assentarsi per un'ora e di fare ciò che voleva. Grenouille, la zecca, si ridestò, fiutò l'arrivo di tempi nuovi, fu preso dal piacere della caccia. Dinanzi a lui si apriva l'area olfattiva più grande del mondo, la città di Parigi. Era come nel paese di Bengodi. Si mescolavano odori di uomini, animali, esalazioni di cibi, malattie, d'acqua, pietra, cenere, cuoio, sapone, pane appena sfornato, uova fatte bollire in aceto, ottone lucidato, salvia, birra e lacrime, paglia umida o asciutta. Migliaia e migliaia di odori si condensavano in una bottiglia invisibile che riempiva i buchi dei vicoli. Percepiva l'insieme di questo miscuglio di odori e lo suddivideva in modo analitico nelle sue minime e più indistinte parti e particelle. Spesso stava immobile, appoggiato al muro di una casa o addossato a un angolo buio, con gli occhi chiusi, la bocca semiaperta e le narici dilatate. E quando infine un alito di vento gli portava davanti un esile filo di aroma, allora lo ghermiva e non lo lasciava più andare, non annusava altro se non quest'unico odore, lo teneva stretto, lo risucchiava in sé e lo custodiva per sempre. L'odore della seta stirata, ad esempio, di un infuso di timo, di un pezzo di broccato ricamato d'argento, del tappo di una bottiglia di vino raro, di un pettine di tartaruga. Quando aveva annusato a sazietà la grassa bottiglia dei vicoli, allora andava nella piazza dei mercati generali, dove là la sera tra gli odori continuava a vivere il giorno invisibile, ma così evidente
come se là tra la folla continuassero ad andare su e giù i mercanti, come se ci fossero ancora i panieri stracolmi di verdure, di uova, le botti di aceto, di vino, i sacchi di farina, di spezie, i banchi della carne, di stoviglie, di stoffe e tutte le altre 100 cose che si vendevano di giorno. Tutto quel via vai era presente fino al minimo particolare nell'aria che si era lasciato dietro. Vedeva tutto il mercato con l'olfatto, se così si può dire. E con l'olfatto lo vedeva più precisamente di quanto altri avrebbero potuto vederlo con gli occhi, giacché lo percepiva in un secondo tempo, come lo spirito di qualcosa che c'era stato, qualcosa di non turbato dagli attributi usuali del presente, quali il rumore, i suoni striduli, la promiscuità disgustosa degli uomini in carne e ossa. Il 1 settembre 1753, l'anniversario dell'avvento al trono del re, la città di Parigi allestì i fuochi d'artificio sul Port Royal! Grenouille stava muto, non guardava neppure i razzi che salivano al cielo. Dal punto di vista olfattivo, i fuochi d'artificio non avevano niente da offrire. Ma ad un tratto, il vento gli portò qualcosa. Un'inezia appena avvertibile, un frammento, un atomo di odore, no, ancor meno, qualcosa di mai annusato. Chiuse gli occhi e dilatò le narici. L'odore era così straordinariamente delicato e fine che non riusciva a trattenerlo. Di continuo si sottraeva alla sua percezione. Era sovrastato dal fumo polveroso dei petardi, bloccato dalle esalazioni della folla, smembrato e annientato dagli altri mille odori della città. Ma poi all'improvviso. Eccolo di nuovo, una lieve esalazione soltanto, da annusare per un breve secondo e subito dopo svaniva. Renouille era in preda a tormenti, doveva averlo quell'odore per la pace del suo animo, stava quasi male per l'eccitazione. Dopo minuti interminabili si fermò, si concentrò e annusò. Lo teneva stretto, sentì che gli batteva il cuore. Quell'odore aveva in sé una freschezza, ma non la freschezza dei limoncelli o dell'arancia amare, non la freschezza della menta verde o degli aghi di pino, non quella della pioggia di maggio, del vento gelido o dell'acqua di fonte, no. Nello stesso tempo aveva un calore, ma non come il bergamotto, il cipresso, il narciso o il legno di rosa, no. Quell'odore era un miscuglio di fugace e di intenso. No, non un miscuglio, un tutto unico. Inoltre era debole e lieve, ma tuttavia forte e deciso, come una pezza di sottile seta cangiante. No, neppure come seta, come un latte dolcissimo in cui il biscotto si scioglie. Oh, indescrivibile. È impossibile classificarlo in qualche modo. In realtà non poteva esistere. E tuttavia era là, nella sua splendida naturalezza, e lui lo seguì con il cuore che batteva ansioso, poiché sentiva che non era lui a seguire il profumo, bensì il profumo ad averlo catturato. E ora lo attirava irresistibilmente a sé. Ad un certo punto, l'odore lo portò decisamente verso il centro del muro di una casa. Si aprì un passaggio basso che conduceva nel cortile interno. Sotto una tettoia, una fanciulla era seduta a un tavolo e puliva mirabelle. Prendeva i frutti da un canestro alla sua sinistra, li privava del gambo e del nocciolo con un coltello e li gettava in un secchio. Poteva avere 13-14 anni. Grenouille capì subito che la fonte dell'odore che aveva annusato per più di mezzo miglio era lei. E così si abbandonò, senza riserva alcuna, alle percezioni del suo senso olfattivo. Annusò il sudore delle sue ascelle, il grasso dei suoi capelli, l'odore di pesce del suo sesso.
ma ne so tutto con il massimo piacere. Il suo sudore aveva un profumo fresco come la brezza del mare, il sebo dei suoi capelli dolce come olio di noce, il suo sesso come un mazzo di ninfe bianche e la sua pelle come fiori di albicocco. Centinaia di migliaia di odori sembravano non valere più nulla di fronte a quest'unico odore. Era la pura bellezza. Senza il possesso di quell'odore la sua vita non aveva più alcun senso. Doveva imprimere, come con un marchio, questo odore nel caos della sua anima nera. Si avviò lentamente verso la fanciulla, sempre più vicino, finché sotto la tettoia si fermò, a un passo dalle sue spalle. Lei non lo udì. Aveva i capelli rossi e portava un vestito grigio senza maniche. Le sue braccia erano di un bianco candido e le sue mani erano ancora gialle per il succo delle mirabelle tagliate. Grenoglio stava curvo sopra di lei, ispirava il suo odore e lo lasciava scorrere dentro di sé con una lieve brezza. Non si era mai sentito così bene. Ma la fanciulla sentì una strana sensazione di freddo. Mise da parte il suo coltello da cucina, strinse le braccia al petto e si girò. Quando lo vide, si irrigidì a tal punto per lo spavento da dargli tutto il tempo di mettergli le mani attorno al collo. Non tentò neppure di gridare, restò immobile, non fece un movimento di difesa. Da parte sua, lui non la guardò, non vide il suo bellissimo viso cosparso di lentiggini, la bocca rossa, i grandi occhi verdi brillanti, poiché teneva gli occhi ben chiusi mentre la strozzava. Non voleva perdere nemmeno la minima parte del suo odore. Sembrava di aver capito finalmente chi era, cioè null'altro che un genio. Adesso gli era chiaro il motivo per cui era attaccato così tenacemente e rabbiosamente alla vita. Doveva diventare un creatore di profumi. Ma non uno qualsiasi, bensì il più grande profumiere di tutti i tempi.
Il lavoro non andava più bene come una volta e continuava a sentire l'inutilità delle sue giornate e della sua attività. Stava nel suo studio Baldini quando calò la notte. Continuava a guardare fisso oltre la finestra. Aveva preso una decisione. D'un tratto si sentì molto felice. Domani andrò dal notaio e venderò la mia casa e il mio negozio. Invecchiare modestamente è sempre meglio che andare in rovina pomposamente a Parigi. Adesso era proprio fiero di sé e infinitamente sollevato. Ora sarebbe salito da sua moglie e l'avrebbe messa a parte della sua decisione. Quando sentì il campanello suonare al piano terra, scese ad aprire. L'oscurità inghiottiva totalmente la luce della candela. Poi, molto gradualmente, riuscì a distinguere una piccola figura, un bambino o un adolescente, che portava qualcosa sotto il braccio. Si avvicinò e mostrò a Baldini alcune pelli ammucchiate l'una sull'altra. Era Grenouille! Che cosa vuoi? Vengo da parte di Grimaldi. Guardo il capretto. Ah, sì. Fece entrare il ragazzo e si avviarono verso il negozio. Baldini davanti con il candeliere e Grenouille dietro con le sue pelli. Era la prima volta che lui entrava in una profumeria, luogo in cui gli odori non erano accessori ma costituivano in tutto per tutto il centro dell'interesse. Naturalmente conosceva tutti gli aromi trattati in questo negozio, non lo aspettava nulla di nuovo. Ma come un bambino ardeva dal desiderio di vedere una profumeria all'interno e ora si trovava nel negozio di Baldini, luogo di Parigi, che nello spazio più ristretto raccoglieva il maggior numero di aromi professionali. Il suo posto era qui e da nessun'altra parte, qui sarebbe rimasto e da qui avrebbe scardinato il mondo. Avrebbe lasciato questo negozio, ne era sicuro, soltanto per andare a prendere i suoi vestiti da Grimaldi, poi non più. La zecca aveva fiutato il sangue. Per anni era stata immobile, incapsulata in sé e aveva aspettato. Ora si sarebbe lasciata andare. Le pelli vanno bene. Passerò a pagare le prossime due. Va bene. Che c'è? Devi dirmi qualcos'altro? Eh? Parla! Voglio lavorare da lei, maestro Baldini. Voglio lavorare da lei nel suo negozio. Vuoi lavorare da me? Sì. Io non ho bisogno di un apprendista. Ma vuole che queste pelli siano profumate, vero? Queste pelli vuole che siano profumate. Sì, certo. E con amore psiche del profumiere Pellissier. Ma che stai dicendo? Ce l'ha addosso. Lo porta sulla fronte. E nella tasca destra della giacca un fazzoletto che ne ha imbevuto. Non è buono questo amore psiche, è cattivo. Contiene troppo bergamotto, troppo rosmarino e troppo poco olio di rosa. Ah sì? E che altro contiene? Fiori d'arancio, gelsomino, garofano, muschio, alcol etilico e qualcosa di cui non ricordo il nome. Ecco, è lì, in quella bottiglia. Storace? Sì, questo c'è dentro. Storace. Hai un buon naso, ragazzi. Ho il miglior naso di Parigi, maestro. Conosco tutti gli odori del mondo, tutti quelli che esistono a Parigi, tutti. Solo che di alcuni non conosco il nome, ma posso imparare. Non sono molti, sono qualche migliaio. Soltanto qualche migliaio? Sì. Non esiste nessuno capace di riconoscere tutti gli odori per nome. Neanche io ne so riconoscere mille. Perché quelli sono odori, tutto il resto sono puzze. È chiaro che amore psiche è composto da storace, olio di rosa, bergamotto, eccetera, eccetera. Può essere che tu abbia un naso discretamente fine. Ma un profumiere deve avere qualcosa che va oltre un naso discretamente fine. Deve avere un organo fattorio addestrato in decine e decine di anni. Tu sapresti dirmi la formula esatta di amore psiche? La sapresti? No, non ne sei capace, naturalmente no. Non so cosa sia una formula, questo non lo so, ma per il resto so tutto. Una formula è l'alfa e l'omega di ogni profumo. È l'indicazione del rapporto con cui ogni ingrediente deve essere miscelato. È la ricetta. Capisci meglio questa parola? Non ho bisogno di una ricetta, ce l'ho nel naso la ricetta. Devo miscelare gli ingredienti per lei. Devo miscelarli. Vuole? Ma come miscelare? Sì, sono tutti qui gli aromi che occorrono, sono tutti qui in questa stanza. Ma certo che sono tutti in questa stanza, ma occorre la ricetta. Maître, mi dia 10 minuti e ne fabbricherò il profumo. Ora, subito qui in questa stanza. Ma cosa dici? Ma cosa dici? Ma credi che ti lascerò pasticciare nel mio laboratorio con essenze che valgono un patrimonio? Sì. Come cazzo ti chiami? Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille. Beh, devi avere questa occasione. Devi avere l'occasione di imparare da un clamoroso fallimento la virtù della modestia. Ecco il mio fazzoletto. È bevuto di amore psico. Fammi vedere, miglior naso di Parigi. Mostra quello che sei fatto. Mentre Baldini si stava dando da fare coi candelieri sul tavolo, Grenouille
Grenouille era scivolato nella parte più buia del laboratorio, dove si trovavano gli scaffali con le preziose essenze, e seguendo il fiuto sicuro del proprio naso, aveva afferrato dalle mensole le bottigliette occorrenti e aveva iniziato a miscelarle. Quanto devo fargliene, Maître? Fare cosa? Quanto profumo, quanto ne vuole avere? Senti, adesso mi hai stancato, basta! Basta! È pronto! Baldini prese dalla tasca della giacca, dalla sinistra, un fazzoletto pulito di pizzo, bianco come la neve. Lo spiegò e vi spruzzò sopra un paio di gocce prese con la pipetta lunga dalla bottiglia della miscela. Agitò il fazzoletto con il braccio teso per fargli prendere aria e lo portò sotto il braccio, con il consueto movimento aggraziato ispirando l'aroma a fondo. Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell'apparenza, del sentimento, della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo. Essa penetra in noi, come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni. Ci riempie, ci domina totalmente. Non c'è modo di opporsi. Incredibile. No, non è buono questo profumo, è composto molto male questo profumo. Se permette, Maître, voglio migliorarlo. Mi dia un minuto e ne farò un profumo come si deve. Sì. Grenouille cominciò a miscelare una seconda volta. Versò una seconda volta nell'imbuto il contenuto dei flaconi in una successione e quantità apparentemente casuale. È pronto, Maître. Ora sì che è proprio un buon profumo. Beh, beh. Non vuole fare una prova? No. Non vuole, Maître, nemmeno una prova? No, ho altro per la testa. Va, adesso va. Ora posso lavorare da lei, Maître, posso? Ci penserò, vai. Vai! Ecco che Grenouille era sparito in un attimo, inghiottito dall'oscurità. Baldini restò a guardare con gli occhi fissi nella notte. L'aroma era così divinamente buono che di colpo si sentì salire le lacrime agli occhi. Non aveva bisogno di fare prove. Si limitò a restare lì fisso davanti alla bottiglia con la miscela e a inspirare. Il profumo era meraviglioso, i peli dritti sulle braccia di Baldini si distesero e una seducente pace dell'animo si impossessò di lui. Versò il profumo in due piccole bottiglie che provvide di etichette, sulle quali scrisse il nome Nuit Napolitaine. Poi spense la luce e salì di sopra. Con l'acquisizione di Grenouille ebbe inizio l'ascesa della casa Baldini. Con il suo aiuto, Baldini realizzò i sogni più ambiziosi, ottenne pure il privilegio del re. I suoi profumi furono venduti fino a Pietroburgo, a Palermo e a Costantinopoli. A 70 anni era diventato il profumiere più importante d'Europa e uno dei più ricchi di Parigi. Ma quello che Grenouille poteva fare da Baldini in fatto di odori erano un passatempi, paragonati agli odori che portava dentro di sé e che pensava di creare un giorno. Ma per questo aveva bisogno della copertura della categoria dei garzoni. E della conoscenza dei procedimenti artigianali per isolare le sostanze aromatiche. E così, quando ottenne il diploma di garzone, Grenouille se ne andò. Baldini non gli diede la mano, non gli avrebbe mai dato la mano, in genere aveva sempre evitato di toccarla. Per una sorta di sacro disgusto si limitò a dirgli un breve addio. Continuò a guardarlo mentre scendeva giù per il ponte e attraversava l'isola, piccolo e curvo, con lo zaino sulle spalle da dietro simile a un vecchio. Quando lo perse di vista si sentì sollevato, quel tipo non gli era mai piaciuto. Per tutto il tempo in cui l'aveva alloggiato sotto un tetto non si era mai sentito a suo agio. Ora finalmente aveva chiuso quel pensiero. Se ne era andato e non sarebbe mai più tornato. Ma la ricchezza restava ed era certa per tutto l'avvenire. Durante la notte però venne una piccola catastrofe senza apparente motivo. Due case precipitarono nel fiume e nessuno degli abitanti poté essere salvato. Fortunatamente però si trattava soltanto di due persone, Giuseppe Baldini e sua moglie Teresa. Non furono trovati.
L'unica cosa che rimase di Giuseppe Baldini, il più grande profumiere d'Europa mai esistito. Un settore molto complesso di muschio, cannella e infinite altre mille sostanze. E fluttuarono ancora per parecchie settimane sopra la Senna, da Parigi fino alle Aule. Per me.
arrivò nel sogno. O per meglio dire, in un sogno. Aveva bevuto due bottiglie del profumo della fanciulla dai capelli rossi. E adesso era come se si trovasse immerso in una palude da cui saliva la nebbia. La nebbia saliva lenta, sempre più in alto, e presto ne fu completamente avvolto. E tra i vapori della nebbia non c'era più un filo d'aria pura. Sapeva che se voleva sopravvivere, doveva respirare quella nebbia. E la nebbia era un odore, il suo odore personale. E la cosa più spaventosa era che, sebbene sapesse che quell'odore era il suo, non riusciva a sentirlo. Quando lo capì con chiarezza, dette un grido come se stesse bruciando vivo e si svegliò. Era spaventato a morte. Sapeva che non poteva più continuare a rimanere lì. E così decise di uscire fuori, all'aperto. Si tolse i vestiti o quello che restava dei suoi vestiti, i brandelli, gli stracci, non se li era tolti di dosso per 7 anni. Volse il naso a ovest e lasciò che il vento sfiorasse il suo corpo nudo. Quella notte stessa abbandonò il Plom du Cantà, dirigendosi a sud. Aveva un aspetto orribile, i capelli gli arrivavano fino alle ginocchia e la barba, pur se non folta, fino all'ombelico. Le unghie erano come artigli d'uccello e sulle braccia e le gambe, dove gli stracci non arrivavano a coprire il corpo, la pelle gli cadeva, brandelli. Quando arrivò in città, fece sensazione. La gente si radunò a centinaia per fissarlo a bocca aperta e molti dissero che non era un vero e proprio essere umano, ma un misto tra un uomo e un piccolo orso, una sorta di creatura dei boschi. Lo condussero davanti al sindaco. Là, con stupore dei presenti, esibì il suo diploma di garzone, aprì la bocca e con parole un po' gorgoglianti, erano le prime che pronunciava dopo una pausa di 7 anni, ma ben comprensibili, raccontò che durante il viaggio era stato sorpreso dai briganti, rapito e tenuto prigioniero in una caverna per 7 anni. Durante quel periodo non aveva visto né la luce del sole né un essere umano, era stato nutrito mediante un cesto deposto nell'oscurità da una mano invisibile e infine liberato con una scala a pioli, senza sapere perché, senza aver mai visto i suoi rapitori o i suoi salvatori. Il sindaco mise tutto a verbale e riferì l'accaduto al marchese Espinasse. Il marchese sosteneva la tesi secondo cui la vita non poteva svilupparsi se non a una certa distanza dalla terra, perché la terra stessa emanava di continuo un gas di putrefazione, un cosiddetto fluidum letale, che paralizzava le energie vitali e alla lunga portava definitivamente alla morte. Quando seppe di Grenouille, ordinò che lo portassero immediatamente nel suo laboratorio e lì scoprì la sua teoria confermata dall'evidenza, perché il fluidum letale aveva colpito a tal punto che il suo corpo di 25enne mostrava segni di decadenza senile. Ora, il precedente stato di salute poteva essere ripristinato soltanto espellendo radicalmente il fluidum attraverso un meccanismo di ventilazione ad aria vitale escogitato da lui stesso. Il marchese lo fece portare subito nella cantina del suo palazzo, mandò inviti a tutti i membri della facoltà di medicina e pochi giorni dopo Grenouille si trovò su un podio nell'aula magna dell'università, davanti a una moltitudine di centinaia di persone, presentato come l'avvenimento scientifico dell'alto. Nella sua conferenza, il marchese illustrò l'effetto devastante esercitato dal gas di putrefazione sul corpo. Pustole e cicatrici provocate dalla corrosione del gas, un enorme carcinoma di un rosso acceso, una disgregazione della pelle e persino una chiara deformazione fluidale dello scheletro, che si manifestava visibilmente sotto forma di un piede varo e della gobba. Anche gli organi interni, come milza, fegato, gestipelle, a tratto digerente, erano seriamente danneggiati, come aveva dimostrato, senza ombra di dubbio, l'analisi di un campione delle feci. Si poteva, insomma, definire un essere più votato alla morte che alla vita. Tuttavia, il marchese si impegnava a rimettere in sesto questo individuo entro 8 giorni, al punto che i sintomi di una guarigione totale sarebbero risultati evidenti a tutti. La conferenza ebbe un enorme successo. Grenouille fu rinchiuso in una gabbia inoltrata d'aria ad alta forma. Giorno e notte i domestici sorvegliavano
panciotto divenuto blu, scarpe di cuoio nero che nascondevano la deformità del piede. Il marchese poi, con spazio di talco e il suo viso pieno di cicatrici, applicò il carminio sulle labbra e rimarcò le sopracciglia con un carbone. Poi, con un fazzoletto profumato alla violetta, insegnò ragazza per entrare in società. E lui fece un capogiro e si lasciò cadere sul divano. Agitò le braccia in direzione del fazzoletto. Non questo profumo, mi uccide! E quando il fazzoletto fu gettato via, il suo vinto attacco si placò. Raccontò con voce più pacata che come profumiere aveva un naso sensibile. E che ora, nel momento della guarigione, reagiva con molta violenza a certi profumi. Contagiato dal fluido letale, non sopportava la violetta e poteva ristabilirsi solo progettando un profumo che la annientasse. Il marchese fece subito viaggiare in palazzo, disinfettò tutti i suoi vestiti e lo fece portare dal signor Runel, il miglior profumiere della città. E lui si chiuse per un'ora nel suo laboratorio e creò un miscuglio molto particolare. Fino ad allora non c'era mai stato un profumo strano come quello. Raccolse qua e là ingredienti stravaganti, un po' di merda di gatto fresca, un pezzetto di formaggio decomposto e del pesce d'acido. Mescolò con uva marcia, ammoniaca, noce moscata e cotenna di maiale, e aggiunse cimento, alcol e fece macerare il tutto. Il liquido aveva un odore spaventoso, puzzava di cloaca, di cadavere. Miscelò con menta, lavanda e trementina, limone acido, eucalipto e fiori d'arancio. E il miscuglio non aveva più un odore disgustoso. Al contrario, sembrava che il profumo emanasse un forte aroma pieno di slancio vitale. Grenouille allora si spogliò e rimase completamente nudo. Cosparse con quel liquido il suo corpo e tutti i suoi abiti. Se lo picchiettò sotto le ascelle, sul suo sesso, su tutto il petto, sul collo, sulle orecchie, sui capelli, si rivestì e se ne andò. Quando uscì per strada, fu colto da un'improvvisa paura perché sapeva di emanare un odore umano per la prima volta in vita sua. Fin dall'infanzia era abituato al fatto che le persone che gli passavano accanto non lo notavano in alcun modo, ma non per paura o per timore, perché proprio non si accorgevano della sua esistenza. Ma ora, Grenouille avvertì e constatò con chiarezza che esercitava un effetto sulle persone. Quando passò accanto a una donna china sul bordo di una fontana, notò che lei alzò per un secondo lo sguardo, giusto per vedere chi ci fosse. E poi, evidentemente tranquillizzata, si volgeva di nuovo verso la sua secchia. O un uomo che gli dava le spalle, praticamente si girò e lo seguì a lungo con lo sguardo, con curiosità. E i bambini che incontrava per strada si tiravano indietro, ma non per paura, per fargli posto. E allora immensa fu la sua gioia quando si accorse che le persone non si accorgevano di nulla, che potevano essere ingannate così facilmente, che inalavano quel suo puzzo raffazzonato di merda di gatto, formaggio e aceto come l'odore di un loro simile, e che stavano lì in mezzo a loro e l'accettavano come uomo tra gli uomini, a lui, a Grenouille, la prole del diavolo. Un tratto lo sopraffece una grande contentezza. Adesso sapeva di che cosa era capace. Finalmente, con mezzi estremamente scarsi, grazie al proprio genio, era riuscita a ricreare il profumo dell'uomo. E allora sapeva che poteva creare un profumo non soltanto umano, bensì sovrumano. Un profumo così indescrivibilmente buono e angelico che chi l'avesse inalato non ne avrebbe più potuto fare a meno. E ne sarebbe stato ammaliato, affascinato. Avrebbe dovuto amarlo con tutto il cuore, amarlo fino all'abnegazione, fino alla follia, tremare d'estasi, gridare, piangere di gioia, fin quando non sentivano quell'odore. In ginocchio dovevano cadere le persone quando sentivano l'odore di Grenouille. Gli uomini possono chiudere gli occhi di fronte alla bellezza, all'orrore, di fronte alla grandezza, ma non possono sottrarsi al profumo, poiché il profumo è fraterno del respiro. Sarebbe diventato il Dio onnipotente del profumo. Aveva un odore, aveva denaro, aveva fiducia in sé e aveva fretta. Raggiunse Grasse, incontestata metropoli di produzione di sostanze odorose, saponi e oli. Quella città era la Roma dei profumi, la terra profonda.
promessa dei profumieri. Era venuto perché sapeva che lì si potevano imparare alcune tecniche per estrarre il profumo meglio che altrove. E di queste voleva impossessarsi, perché gli servivano per i suoi scopi. Si soffermò davanti a un palazzo. Qualcosa lo tratteneva. Chiuse gli occhi e si concentrò sugli odori che gli arrivavano dall'edificio di fronte. C'erano odori di barili, aceto, vino, centinaia di odori grevi del magazzino, odori del denaro che trasparivano dai muri come un leggero sudore dorato. E infine gli odori di un giardino, che probabilmente stava dall'altra parte della casa, ma sembrava che ci fosse qualcos'altro, qualcosa di indicibilmente buono che emanava un odore in quel giardino. Un odore così sublime come mai in vita sua. O forse solo una volta era giunto al suo naso. Richiuse gli occhi e si sentì ardere di gioia e tremare di paura. Era il profumo della fanciulla dai capelli rossi che aveva ucciso. Averlo ritrovato, quel profumo, lo faceva piangere di felicità. Doveva averlo, ma non in modo inutile e goffo come aveva fatto allora quando lo aveva bevuto con avidità e quindi lo aveva distrutto. No, il profumo della fanciulla dietro al muro doveva davvero farlo suo. Voleva staccarlo da lei come una pelle e farne il proprio profumo. Come sarebbe accaduto non lo sapeva ancora. Si alzò e si allontanò quasi con riverenza. Non sarebbe più tornato nei pressi del giardino, non era necessario, lo agitava troppo. Doveva buttarsi nel lavoro, ampliare le proprie cognizioni e perfezionare le proprie capacità per l'epoca della raccolta. Renouil trovò un piccolo laboratorio di profumiere e chiese lavoro. La proprietaria, la vedova Madame Arnulf, che dirigeva il negozio soltanto con l'aiuto di un garzone, dopo essersi lamentata a lungo dei tempi duri e della sua precaria situazione economica, spiegò che non avrebbe potuto assumere un secondo garzone, ma che tuttavia ne aveva bisogno con urgenza a causa del lavoro che sopravveniva. Aggiunse inoltre che non avrebbe potuto ospitare presso casa sua un secondo garzone, ma che aveva una piccola capanna in fondo al suo oliveto, nella quale un giovanotto senza troppe pretese avrebbe potuto pernottare. E infine che non sarebbe stata assolutamente in grado di fornire 2 pasti caldi al giorno. E poiché a Grenouille non interessava molto il denaro e si ritenne soddisfatto di 2 franchi di salario la settimana e altre misere condizioni, si accordarono rapidamente. Fu chiamato il primo garzone, un uomo gigantesco di nome Drouot. Grenouille indovinò subito che era abituato a condividere il letto di Madame. Gli si presentò davanti a gambe larghe, infondendo una nuvola di odore spermatico. Lo squadrò, lo considerò attentamente, poi fece cenno con il capo. Il giorno seguente iniziò a lavorare presso Madame Arnulfi. Grenouille lavorava come un mulo. Eseguiva umilmente, con umiltà quasi da schiavo, tutti i lavori che Drouot gli accollava. Ma mentre con apparente ottusità rimestava, spadonava, lavava di nozze e puliva il laboratorio, con il suo naso seguiva e sorvegliava la migrazione dei profumi, dai petali dei fiori al grasso e all'alcol, fino ad arrivare ai preziosi flaconcini. Diversamente dai fiori, però, gli animali che tentava di macerare non cedevano il loro aroma senza prima lamentarsi, senza provare paura, e quindi dovevano essere uccisi all'improvviso. E per prima cosa provò con un cagnolino. Davanti al mattatoio lo distolse dalla madre e lo attirò con un pezzo di carne fino al laboratorio. E mentre il cagnolino, con gioiosa eccitazione, cercava di addentare la carne, lo colpì seccamente alla nuca con un pezzo di legno. La morte colpì l'animale così repentina che mantenne a lungo un'espressione di infelicità attorno alla bocca e agli occhi. Persino quando lo distese su una griglia tra 2 lastre spalmate di grasso nell'ambiente di profumazione. Naturalmente bisognava fare attenzione. I cadaveri, così come i fiori recisi, si guastano in fretta. E allora montò la guardia attorno alla sua vittima per circa 12 ore, finché il corpo del cane cominciò a esalare le prime emanazioni di decomposizione. Allora lui tolse subito il cadavere e mise al sicuro il grasso lievemente profumato. Era riuscito per la prima volta a carpire l'anima odorosa a un essere vivente.
A maggio, in un roseto, fu rinvenuto il cadavere nudo di una ragazza quindicenne. Era stata uccisa con una randellata alla nuca. Le sue membra erano intatte, ma i capelli non c'erano. L'assassino li aveva presi e portati via, come aveva portato via tutti i suoi vestiti. Poco dopo l'inizio della raccolta dei gelsomini, ci furono altri due delitti. Di nuovo le vittime erano due fanciulle bellissime, nude, coi capelli tagliati e una ferita alla nuca. Nessuna traccia del colpevole, nessuno su cui dirigere la propria rabbia. Si diffuse la paura. In ogni quartiere fu allestito un servizio di pattuglie notturne. Non servì a nulla. Pochi giorni dopo si trovò un altro cadavere di ragazzi. E sebbene le autorità avessero intrapreso nuove misure restrittive durante tutta l'estate, non passò una sola settimana senza che si trovasse un cadavere di fanciulla nudo e senza capelli. E sempre si trattava di adolescenti, che avevano appena cominciato a farsi donne. Sempre delle più belle, di quello stesso tipo, di quella stessa età. Sembrava che l'assassino fosse inafferrabile, immateriale come uno spirito. Furono esaminati i cadaveri per accertare la loro condizione virginale. Risultò che erano intatte e questo lasciò sgomenti. Quale movente poteva avere allora quel feroce assassino? C'era un uomo a Grasse, si chiamava Antoine Richie. Era vedovo e aveva una figlia di nome Lola. Era di gran lunga il cittadino più facoltoso della città e aveva proprietà ovunque. Ma la cosa più preziosa che possedeva era sua figlia. 16 anni, capelli rossi e occhi verdi. Aveva un viso così incantevole che chiunque la guardasse restava impietrito. Mise delle inferriate alle finestre e ordinò alla cameriera di dividere la stanza con loro. Si era convinto che quel maniaco avesse messo gli occhi proprio sulla sua bellissima figlia. Nel suo cuore si annidò la paura. Annunciò per finta che sarebbe andato con sua figlia a Grenoble. In realtà era diretto a Capri, da dove avrebbe preso una nave per isole lontane. Nel momento in cui Lor lasciava Grasse, Grenouille si accorse che qualcosa non andava. Nella cappa odorosa della città, l'aroma sublime di Lor si era affievolito, stava sparendo. Era come paralizzato dallo spavento. Qualcuno si sta impadronendo del mio profumo. Non si mise a gridare, era troppo sconvolto per farlo. Arrivò alle lacrime. Prese la pezza di lino, le forbici, la spatola, la pomata, una piccola clava e si mise in cammino. Sulla piazza antistante la porta si fermò. Fiutò e ritrovò il suo filo d'oro. Sia pure esile e fievole, l'odore di loro era tuttavia inconfondibile. E si affrettò seguendolo con il suo naso nella direzione di Capri. In una locanda a Capri, Richie cenò con sua figlia senza spiegarle perché erano lì. L'indomani gliel'avrebbe rivelato. Era la cosa migliore per lei e per la sua felicità. Poi la condusse nella sua stanza di fronte alla propria, le diede il bacio della buonanotte, chiuse a chiave la porta dall'esterno e infine andò a coricarsi anche lui. Nello stesso momento, Grenouille, che si trovava nel granaio della stessa locanda, con cautela professionale, si mise all'opera. Trovò una scala a chiodi, la sollevò, la portò sotto la finestra di loro. La finestra era semiaperta. Aprì le imposte con una spinta, scivolò dentro la stanza e depose la pezza a terra. Poi si girò verso il letto. Il profumo dei capelli di Lola era predominante perché era distesa sul ventre e il suo viso, incorniciato dal braccio piegato, era affondato nel cuscino. La nuca si presentava in modo ideale per ricevere il colpo di clava. Il rumore del colpo fu sordo e stridente. Grenouille lo odiò. Lo odiò soltanto perché era un rumore nel corso del suo lavoro altrimenti silenzioso. Prese la pezza spalmata di grasso e la gettò sul suo corpo nudo. Lo sollevò e lo arrotolò come un panettiere fa con lo strudel, dalla testa fino ai piedi. Soltanto i capelli spuntavano da quella fasciatura da mummia. Li tagliò rasente la pelle della testa e li arrotolò nella camicia da notte di Nor che annodò come un fagotto. Da ultimo coprì il cranio con un pezzo di tela che aveva tenuto da parte. Lisciò con le mani il bordo che era sovrapposto alla pelle della testa e con leggeri colpi di dita, per farla aderire meglio, picchiettò.
esaminò l'involucro da cima a fondo. Non c'era più una fessura, non un forellino, non una minima piega da cui potesse fuoriuscire l'aroma della fanciulla. Era imballata alla perfezione. Non restava altro che aspettare. 6 ore fino alle prime luci dell'alba. Prese la sediolina su cui erano stesi i vestiti di Don. La portò vicino al letto e si sedette. Nell'ampia veste nera aleggiava ancora l'effluvio delicato del profumo della ragazza, misto all'odore di pasticcini all'anice che aveva messo in tasca come provvista per il viaggio. Appoggiò i piedi sul bordo del letto accanto ai piedi di loro, si coprì con la veste nera di lei e mangiò i pasticcini all'anice. Era stanco, ma non voleva dormire, questa attesa gli piaceva, gli era piaciuta anche con le altre 24 fanciulle, lo appagava profondamente, pensava al suo passato, gli sembrava di essere un uomo particolarmente favorito dalla fortuna, se ci rifletteva fino in fondo era davvero un individuo toccato dalla grazia, d'un tratto si sentì sopraffatto da commozione, umiltà, gratitudine e disse a bassa voce: ti ringrazio Jean-Baptiste Grenouille di essere come sei. Quando gli uccelli cominciarono a cantare, si alzò e terminò il suo lavoro. Non si diede neppure la pena di ricoprire il cadavere, di guardare la ragazza almeno una volta in vita sua con gli occhi. Per lui l'oro non esisteva più come corpo, soltanto come profumo, ed era questo che teneva sotto il braccio e che portò con sé. Fuori si era levato il vento, il cielo si schiariva e riversava sulla campagna una luce fredda, color azzurro scuro. Riuscì? Si alzò alle 7. Per la prima volta da mesi aveva dormito in modo davvero splendido. Attraversò il corridoio con passo leggero fino alla porta della camera di sua figlia. Bussò di nuovo, piano, molto piano, cercando di non svegliarla. Girò la chiave nella serratura con cautela e fece ruotare il chiavistello adagio, molto adagio. La porta si aprì di scatto. Entrò. La luce del sole gli piovve in pieno viso e per un momento l'impatto gli fece chiudere gli occhi. Quando li riaprì, vide sua figlia che giaceva sul letto, nuda e morta, con i capelli rasati e il corpo d'un bianco accecante. Nel territorio di Grasse, come se fosse stata una voce del tipo: il re è morto o c'è la guerra. E questo scatenò paure analoghe, anche peggiori. Se Rishi, il grande Rishi, il più ricco dei cittadini, un uomo potente, avveduto, con tutti i mezzi a sua disposizione, non era stato in grado di salvare la propria figlia, se la mano dell'assassino non era arretrata neppure davanti alla sacra bellezza di Laura, che speranza c'era ormai di sfuggirgli? Evidentemente possedeva delle doti soprannaturali. Si era di certo alleato con il demonio, posto che il demonio non fosse lui stesso. Ma poi, quando si era persa ormai ogni speranza, incredibilmente arrivò la notizia che l'assassino era stato individuato. Si trattava di un garzone conciatore, che la sera del delitto l'aveva trascorsa nella stalla della locanda in cui era stata trovata morta la ragazza. La mattina dopo era scomparso, senza lasciar traccia. Secondo le indicazioni del locandiere, si trattava di un uomo insignificante, di bassa statura, e zoppicava a causa di un piede deforme. La notizia del presunto piede varo, chiaramente, rafforzò l'opinione che si trattasse del demonio in persona, e questo fomentò il panico fra la popolazione. Beh, alla fine Grenouille fu arrestato, perquisirono il laboratorio e in un angolo, neppure ben nascosti, trovarono la veste tagliuzzata, la maglietta e i capelli rossi di Laura. Poi scavarono nel terreno e a poco emersero anche i capelli e le vesti delle altre 24 fanciulle uccise. Trovarono la clava di legno e la sacca da viaggio di tela. Le prove erano schiaccianti. Thank you.
deputata lettura all'accusato nella sua cella. Il garzone profumiere Jean-Baptiste Grenouille sarà condotto davanti alle porte della città, dove, con il viso rivolto al cielo, sarà legata una croce di legno. Riceverà da vivo 12 colpi con una spranga di ferro che gli spaccherà le articolazioni delle braccia, delle gambe, delle anche delle spalle. Quindi sarà issato sulla croce finché morte non sopravvenga. La prassi consueta, cioè lo strangolamento del delinquente con un laccio dopo la rottura delle articolazioni, era stata espressamente vietata al carnefice, anche nel caso in cui la lotta con la morte si fosse trascinata per giorni. I cittadini si prepararono all'avvenimento come un giorno di gran festa. Riuscì. Era così colmo di nausea per il mondo e per se stesso che non riusciva a piangere. Anche per l'assassino provava nausea. Soltanto durante l'esecuzione voleva vederlo. Quando i 12 colpi l'avrebbero schiantato, allora voleva vederlo molto da vicino, si era fatto riservare un posto in prima fila. E dopo un paio d'ore, quando la folla si fosse dispersa, sarebbe salito sul patibolo, si sarebbe seduto accanto a lui e avrebbe montato la guardia per notti, per giorni, se fosse stato necessario. E intanto lo avrebbe guardato negli occhi e gli avrebbe versato goccia a goccia tutta la nausea che provava. Gli avrebbe rovesciato tutta la sua nausea nell'agonia di quel mostro, come un acido ardente, finché non fosse crepato. L'esecuzione era fissata per le 5 di pomeriggio. Come capitano, l'aria era piena del sudore, del ciastro, del piacere, e
sapeva tutto il suo trionfo e tutto il suo disprezzo. Lui, nato senza odore nel luogo più puzzolente del mondo, che proveniva dai rifiuti, dagli escrementi e dalla putrefazione, cresciuto senza amore, piccolo, gobbo, zoppo, brutto, evitato da tutti, un mostro sia di dentro sia di fuori, era riuscito a farsi ben volere dal mondo. Ma che ben volere? Amare e adorare, idolatrare! Quando Grenouille si unì al gruppo, in un primo momento non lo notarono affatto.
quando stappò la boccetta e si versò tutto il contenuto addosso. Tutto un tratto apparve circonfuso di bellezza, come di una fiamma raggiante. Per un attimo indietreggiarono, con rispetto e profondo stupore. Ma nello stesso istante il loro rispetto si trasformò in desiderio, il loro stupore in entusiasmo. Si sentirono attratti da quel piccolo uomo angelico. Avevano formato un cerchio attorno a noi, 20-30 persone, e questo cerchio si stringeva sempre di più. Ognuno voleva essere più vicino al centro. E poi d'un tratto si avventarono su di lui e lo gettarono a terra. Ognuno voleva toccarlo, ognuno voleva una parte di lui, una piccola piuma, un'ala, una scintilla della sua fiamma meravigliosa. Gli strapparono dal corpo i vestiti, la pelle, i capelli, lo fecero a brandelli. Affondarono unghie e denti nella sua pelle, gli si buttarono addosso come iene. Presto lo avveggiarono i pugnali, affondarono nella carne, la squarciarono. Asce e lame robuste si abbatterono sibilando nelle sue giunture. Gli schiantarono le ossa. In brevissimo tempo, l'angelo fu smembrato in 30 parti. Ogni membro della masnada ne afferrò avidamente un pezzo e lo divorò. Dopo mezz'ora, anche la più piccola fibra di Jean-Baptiste Grenouille era sparita dalla faccia della terra. Quando i cannibali alla fine del pasto si ritrovarono insieme accanto al fuoco, nessuno disse una parola. Avevano timore di alzare lo sguardo, di guardarsi negli occhi. Quando poi trovarono il coraggio di farlo, dovettero sorridere. Erano estremamente fieri. Per la prima volta avevano compiuto un gesto d'amore.